Bolzoni, Attilio. Dunque, un altro tema gustoso, quello della mafia, no, è tutt'altro che gustoso, ma ieri abbiamo imparato che, per esempio, quelle nostre anelate donne nella politica, tutti abbiamo detto, ma quando ci saranno loro nella politica tutto sarà più soave, tutto sarà più dolce. Ecco, ci sono quelle belve intorno a Hollande che... Eccola. Di nuovo. Oggi non è una giornata fortunata per noi. Oh, signore mio, signore, dimmi. Non è una giornata fortunata. No, dico, oddio mio, dimmi. Ecco. È lui. Abbiamo di nuovo il professore. Eccoci, professore. Eccolo qua. No, dicevamo di queste donne in politica. Ci sono queste tre belve intorno a Hollande che si stanno dilaniando fra... la Ségolène che ovviamente concorre ad ambire ad essere eletta, e poi c'è l'attuale compagna invece di Hollande che le dà addosso in maniera proprio palese, ecco, vede che sono peggio degli uomini alla fine, professore. Questo lo sapevamo da un pezzo. Da un pezzo, sì. E beh, vabbè, c'è un'altra parte che dobbiamo fare. Sì. Abbiamo visto. No, ma non la Francia lì, questo poveretto, Ségolène aveva tra l'altro già perso la volta precedente, no? Che devono fare? Devono anche difendere la loro posizione. La loro posizione, lì, sì, devono cercare di far vedere che esistono, no? Sì, però sullo sfondo c'è un livore, c'è una, come dire, è una contesa per il possesso dell'Hollande, che poi non è questo oggetto così desiderabile, sì. Voglio dire, insomma. Il Presidente del Consiglio, anche la Pivetti sembrava interessante a alcuni quando era Presidente della Camera. Il potere di per sé è erotico. Anche la Pivetti è diventato erotico, anche Hollande sembra diventato Ruby. È vero, del potere. Ecco, vede la sua tesi, vede come ritorna, vede il potere, vede. La pil del potere, proprio le donne che si danno, si combattono, si dilaniano per un oggetto che rappresenta il potere. Dunque, sì. Anch'essa è una forma di prostituzione, se vogliamo. Beh, in realtà il potere ha non tanto affinità con la prostituzione, ma con l'orgasmo, cioè l'idea di potere... Sì. Ottenere qualcosa volendola è una forma di eccitazione talmente evidente che uno è più contento, insomma, infatti vede che bella faccia contenta che ha Hollande, bello contento, anche se non fa niente, lì bello contento come un porcellino. Certo, lo sa che io ieri nel pomeriggio ho vissuto qualche momento di ansia, professore, per lei, perché? Perché a un certo punto quando mi ha raccontato che era con due bielorusse, subito dopo ho riflettuto e mi è venuto in mente l'episodio del chewing gum. Ah sì, detto, no, ecco, dico, vuoi vedere che rischiamo ancora una volta, capito? No, ma era un modo per non farle riconoscere che una era di Asti e l'altra era di Parma. Ah, vabbè, allora se abbiamo confuso Erano due bravissime ragazze, insomma. Capito. No, perché a un certo punto mi sono preoccupato, tanto che volevo mandarle anche un messaggio per affrancarmi. Ho recuperato subito, si hanno fatto, hanno sprovato del loro affetto incontenibile, insomma. Sì, bene. Che potevo fare, insomma. No, niente, lei deve solo dispensarsi, professore. Io sono un cattolico praticato. Bravissimo. Praticato. Tieni praticato. Bene Maria Laura, sì, presente. Sì. È un come cattolico, praticato. Sì. Perché il cattolico praticante già di per sé è uno che afferma qualcosa per far capire che lui non è solo cattolico per tradizione, per cultura, ma lo fa anche... vedere negli atti, nei comportamenti, quindi c'è qualcosa di presuntuoso del cattolico praticante, c'è qualcosa di poco umile, cioè io sono praticante, cioè io voglio farvi capire che lo sono veramente, io invece no, ho questa dimensione di Christus Patiens, certo. Sono praticato, cioè passivo, certo. Nel senso che io, il mio cattolicesimo è una dazione alle altre, diciamo prevalentemente, dei beni propri che non sono neppure sottratti alla mafia, no, niente, sono... Certo. Quasi nessuno mi incendia l'uccello, perché non voglio, benché sia un bene molto... Bolzoni queste cose non le può capire. Non può capirle. Sì.
bolzoni, adesso bruciano tutta la, l'area pubblica di Sgarbi perché la mafia non vuole, certo, non sopporta che venga praticata da altri. Invece no, c'è questa prateria praticata, arriva lì una, si applica e io dico: ecco, cara mia adorata, certo, tu fai, prendi. Eccoci, è proprio così. Dunque, la vicenda Lusi. Buono anche Lusi. Ecco, sì. Punto, la vicenda Lusi, perché qui Lusi. Poi assisteremo a qualcosa di, non lo so, lei come, che pronostico darà? No, per questo? Lo mandano in galera, che devono farlo, il bello è che poi Lusi è meglio degli altri. È vero. Sì, perché gli altri, che poi si dispende di quei soldi, cioè, la cosa meravigliosa è questa. Cioè, abbiamo un partito, ecco, non lo qui da Lusi dispende, lui si incarica. Certo. Professore? Professore? No, niente. Niente, di nuovo, l'abbiamo perduto. Abbiamo avuto solo modo di sentire le ultime parole. Ah, insomma. Che meraviglia quest'uomo. Quest'uomo è l'unico, veramente, è l'unica fonte per me oramai di positività, di benessere intellettuale, di buon umore e di qualunque cosa, perché se no c'è rimasto ben poco poi in alternativa, cara Maria, sì. Laura, tu non sei d'accordo su questo? Assolutamente d'accordo che siamo in una fase di crisi anche intellettuale, ma più che intellettuale è una crisi di positività. Ma tu hai capito bene la differenza fra praticante, sì, e praticato. Sì, l'hai appresa bene? Lampante. Non è che vuoi fare anche uno scritto dopo l'orale? Potrei fare un tentativo di redigerti una tesina in questo senso. Ecco, una cosetta, ecco, la potresti buttare giù, sì. Ecco, una tesina scritta al computer, te la lascio sul computer della diretta, Marcello. Va bene, allora, come compito a casa di questo pomeriggio, sulla differenza tra praticante e praticato. Netto. Ma è chiarissimo, è stato chiarissimo il professore. Credo anch'io, sì, va bene. Ecco, stiamo facendo un ultimo tentativo. Un ultimo tentativo, sì, sì, però... Nella speranza almeno di poterlo salutare, insomma. Tipo muove. Stai ascoltando, sì? Matteo è stato prontissimo alla scelta. Muove. Vai, Matteo, vai. Non ti stancherà, vai. Via. Andare. È sua, andare, è sua. Andare. È del professore. E beh, imparate a dire no. Hai capito, Pino? Coppe sorda gente non guarda in faccia a nessuno. O sole, o mare, femmine. È una triste realtà. In hai voglia, hai voglia, hai voglia. Abbiamo di nuovo il professore. Eccolo. Ecco, professore, proprio per dirla tutta su Lusi, che noi apprezziamo perché quantomeno li sa spendere i soldi, li spende eccetera, ma come finirà questa sua vicenda? È che lo arrestano, no? Perché adesso arriverà in Parlamento, lo arresteranno e lui farà dei corsi di truffa in galera, no? Che poi è il posto più opportuno per insegnare la truffa, no? Certo. Mandano al posto giusto, e gli altri, cioè, questi del Parlamento dove lui era, non li trattava neanche perché non erano tecnicamente preparati. E loro volevano fare la trasparenza, l'onestà, la chiarezza, tutte queste balle che raccontano questi parlamentari privi di ogni dignità. E lui quindi cercava di spiegare, guardate che truffa c'è in questo modo, no, non parlarcene neanche, truffa solo tu, e lo lasciavano truffare da solo, insomma. Da questo punto di vista è un uomo esemplare, andrà, adesso quando poi lo fanno uscire dopo un po', certo, lo metteranno in cella con l'elemora. Con l'elemora, sì, ma perché lui è convinto che con un voto con un voto segreto avrà una maggioranza trasversale? Perché lui è convinto di questo? Perché conosce i suoi polli? Ha detto questo? Ha detto questo. Non sarà segreto, sarà palese, se lo incurano, perché anche lui avrà qualche speranza, no? Certo. Però può sperare che non lo ingabbino. Però insomma, voglio dire, dovrà, appena va in galera, poi comincia a fare il pentito veramente. Perché quello rischio, professore, perché se io non temo nulla, loro temono che se questo lo mandano in galera, questo poi comincia a cinguettare e lì potrebbero venire fuori delle robe pesanti. Che ne pensa lei? È sicuro, speriamo. Sì, ma non... D'altra parte è... un reato inconsistente, perché è una truffa fra privati, nel senso che lui ha rubato all'interno dell'associazione privata che è il suo partito, sì,
non so se sarà stato denunciato da Rutelli, ma non vedo neanche il piacere per arrestarlo, perché ha speso dei soldi che gli altri non riuscivano a spendere o non volevano spendere, e non gli hanno chiesto rendiconto, cioè nessuno gli ha detto come li spendi. Certo. Per 5-6 anni aveva fatto quello che voleva, perché non gli andavano a chiedere? Insomma, a me sembra veramente inverosimile, per cui l'operazione sicuramente ha dietro qualcosa di... O è la prova che Rutelli e gli altri sono completamente incapaci, sospetto che da tempo noi manifestavamo, mi chiedere a Boltoni cosa ne pensa, però, perché magari Boltoni pensa che... No, perché penserà che è pericolosissimo Rutelli. No, io credo che... Attilio, attilio. No, prima bisogna fare delle domande a Boltoni, perché lei sa che la mafia è sempre in agguato. Ovviamente. Sempre, sempre in agguato, noi siamo molto, molto preoccupati, perché incendiano tutti i territori. Loro incendiano, cioè appena c'è una cosa loro la incendiano. Certo. Vorrei sapere poi loro di chi. Qualcuno di questi proprietari, io ho provato anche a capire chi era il proprietario dei terreni sequestrati alla mafia. Allora, c'è uno che è stato arrestato in America Latina e non sappiamo in che prigione sia. Uh-huh. I parenti non si sa dove abitano, quindi non si sa chi agisce per conto suo. Cioè tu devi agire per conto di qualcuno che non ha più alcun potere, che non si sa più dove è finito e che è in galera. Cioè molto spesso questi beni non è che hanno degli eredi, sono proprietà di persone che hanno completamente perduto ogni collegamento, certo, con la società. Certo, riferimenti, certo. Però, guardi, bruciano tutto. Arrivano lì e incendono, ci mettono sopra un cerino, incendiano tutto, perché così Boltoni può fare il suo articolo. Certo. Come faranno. E Lusi invece è un mistero. Lusi è meraviglioso, è rotondo, e andrà in galera e dirà: io ho provato a dare dei soldi a Rutelli, e mi diceva fai tu. Certo. E io ho fatto e adesso mi riproveranno pure, quindi alla fine verrà riabilitato. Vabbè, staremo a vedere, tanto oramai è di queste ore, va bene. Professore, sì, grazie. Alla Camera quando al Senato quando sarà? Al Senato credo che sia domani. Voto già per ingabbiarlo? Penso di sì, perché oramai qui con voto segreto o palese una decisione ci sarà. Io credo che sarà difficile che possa prescindere dal carcere, però poi i rischi per coloro i quali ovviamente temono qualcosa sono alti, sono tantissimi, perché questo l'aveva anche accennato, che un domani che le cose si fossero messe in questi termini probabilmente avrebbe fatto rivelazioni. E quindi credo che lei è molto preoccupato. Lei è parente di Lusi? No, io sono solo parente suo. Io vivo solo nella sua proprio sono empatia totale. Per il resto non me ne frega niente di nessuno. Noto, e così come lei prendo atto di quello che accade, ma non me ne frega noi niente. Noi siamo per la rivoluzione. Totale, partito rivoluzione. Adesso vado a fare un'ora e mezza di radio con Sabelli Fioretti. Si attento con lui, perché potrebbe arrivare, lui sempre secondo, professore, Sabelli Fioretti. Ma lei lo ascolti, perché lo ascolti. Le grade belle. Va bene. Un abbraccio forte. Mi raccomando, porti con sé i cerini. Porto sei cerini. Vede un terreno, lei incendi anche di sé. Che ormai non sia della mafia, lo incendi lo stesso. Lei incendi, faccia il piromane. Va bene. Ci sentiamo domani, professore. Mi raccomando i cerini, mi d'accordo, raccomando. D'accordo. Un abbraccio grande al nostro grandissimo Vittorio Sgarbi.